Il rapporto quest'anno segnala problemi e ritardi e anche qualche punto positivo. Il dato, diciamo, più preoccupante è quello delle emissioni di gas serra. In Italia negli ultimi 2 anni aumentano del 2%, parliamo delle emissioni nette, ma anche il trend dal 2015 al 2022 è un trend del meno 4%, tenete conto anche dell'anno della pandemia, e non è in traiettoria col target europeo, è troppo basso, quindi stiamo riducendo le emissioni troppo poco e non abbiamo un passo adeguato ai target europei. Perché? Perché le rinnovabili crescono ma troppo poco, perché i consumi di energia, in particolare nei trasporti, hanno avuto una forte crescita, 5% l'anno scorso, e quindi anche le emissioni di gas serra del settore dei trasporti. E per quanto riguarda l'economia circolare, manteniamo una buona posizione europea, con un tasso di circolarità del 18,5%, la media europea è sotto il 13%, quindi bene, però anche lì il trend non è positivo, eravamo il 19 qualcosa qualche anno fa, perché abbiamo una difficoltà nel mercato delle materie prime seconde, quindi nel reimpiego dei materiali provenienti. I tassi di riciclo vanno sempre bene, ma il mercato di sbocco e la circolarità misura la quota dei materiali riciclati sul totale dei materiali, e questo abbiamo delle difficoltà. Per quanto riguarda il capitale naturale, c'è questa indagine sulle aree della direttiva Habitat, un po' a sorpresa i livelli di tutela non sono soddisfacenti, e stiamo perdendo posizione in Europa. Come aree protette siamo scesi al 19° posto fra i paesi europei, quindi qui rispetto alla Natural Restoration Law dovremmo fare dei recuperi, dei passi avanti.